I prossimi mesi, autunno e inverno, potranno per l'economia pistoiese confermare la ripresa post-Covid vista in estate. La previsione che fa Confesercenti, che però avverte, perché questo avvenga, ci sono dei presupposti. Il primo è continuare con l'azione affinché si esca dalla pandemia. Le vaccinazioni, il Green Pass, insomma, per restare aperti, perché dalla pandemia non siamo ancora fuori. E quindi io penso, no, abbiamo sollevato il problema del periodo autunnale e invernale, dove gli spazi esterni saranno inferiori, dove tra l'altro sulla sala sarà problematico usare anche funghi, e quindi c'è un problema, come dire, di accessibilità, e per le imprese è una preoccupazione. L'associazione torna inoltre a puntare il dito sulle politiche attive del lavoro. L'estate ha messo in luce le difficoltà di imprese a trovare personale qualificato, oltre che sulla formazione, ribadendo che ci sono grandi difficoltà a trovare partecipanti a corsi professionali con finanziamenti relativi che in alcuni casi si sono persi. Bisogna riuscire a incoraggiare i giovani e adulti che in cerca di occupazione affinché ci possa essere una ripresa lavorativa in base alle necessità. Affinché la ripresa sia strutturale è indispensabile con il lavoro, insomma, creare ricchezza. C'è anche un aspetto importante, perché è vero che l'estate è stata incoraggiante, è anche vero che a settembre c'è una frenata, l'inverno, insomma, è tutto da vedere, e noi dobbiamo pensare anche che adesso scadono, cioè il rinvio delle scadenze, dei pagamenti, delle sospensioni e dei mutui, o l'arrivo delle imposte e tasse tutte insieme, creano grosse difficoltà. E in più bisogna pensare a fare investimenti. Queste sono le nostre preoccupazioni per quanto riguarda le aziende, anche della nostra realtà, della nostra provincia, nel turismo, nel commercio, nella ristorazione, nei pubblici esercizi.